Eccolo qua. Allora, lettura bilanci, testo unico. Bene, allora, stamattina, il programma di questa mattina è di riprendere da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, quindi bilancio di previsione non definitivo, e vediamo le caratteristiche del bilancio, vediamo alcuni articoli di legge che ci descrivono come vuole il legislatore il bilancio di previsione, vediamo alcuni fondi interessanti perché li troveremo poi fra qualche minuto nel bilancio di previsione e cercheremo di dare una prima lettura, almeno della parte entrata, se ci riusciamo, del bilancio di previsione. Io ho preso bilancio di previsione di un comune qua vicino, perché mi è stato mandato per leggerlo, io l'ho letto molto volentieri, ho fatto alcune osservazioni e ho ottenuto questo perché è un bilancio fatto bene, non è complicatissimo, è il classico bilancio di un comune che non ha entrate straordinarie, non ha casinò, non ha discariche, non ha turismo, quindi tutte le azioni che l'amministrazione vuol fare sul suo territorio, l'unica risorsa disponibile sono le tasche dei cittadini. Quindi è il classico esempio di un comune, della stragrande maggioranza dei comuni italiani, che non ha, quindi non è neanche una grande città, non è una megalopoli, non è Torino, Milano, Roma, eccetera. È un comune di medie dimensioni della nostra provincia e quindi lo andremo a leggere e sarà come leggere il comune, il bilancio di previsione del nostro comune di residenza. Abbiamo visto la volta scorsa l'esercizio provvisorio, è stato tutto registrato, quindi chi non fosse stato presente è sufficiente che mi dia la chiavetta, che glielo copio, eccetera. La trasmissione via internet, ho provato a farla ieri sera per mandare una sola registrazione di 2 giga, mi ha occupato 16 ore, quindi è inutile, meglio con la chiavetta o con un CD che facciamo molto prima senza star lì a aspettare tempi biblici. Cominciamo subito. Avevamo visto la volta scorsa l'articolo 163 che descriveva l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, immagino che ve lo ricordiate. Andiamo avanti con l'articolo successivo, le caratteristiche del bilancio. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa il programma articolato in titoli. Non vi preoccupate, lo vedremo, lo capiremo meglio quando analizzeremo, leggeremo il bilancio di previsione. Come ho detto la volta scorsa, la lettura di questi articoli sarà pesante per voi, perché sono solo parole quasi senza senso. Quando andremo a leggere il bilancio di previsione, allora faremo i richiami. Vi ricordate che un richiamo che possiamo fare subito non ci sorprenderà affatto quando vedremo nel titolo primo della spesa gli interessi passivi per i mutui. Non è per niente una novità, perché abbiamo visto la volta scorsa che nel bilancio economico il legislatore vuole che siano inseriti per gli interessi nel titolo primo della spesa per il conto capitale nella categoria seconda della spesa, li vuole divisi. Questo è fondamentale perché non è possibile approvare un bilancio di previsione se non viene prima verificato, controllato ed approvato l'equilibrio economico. Quindi l'abbiamo visto la volta scorsa, rimandiamo casomai alla visione della registrazione precedente. Allora, l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa il programma articolato per titoli, quindi ci sarà una suddivisione. Il bilancio di previsione finanziaria ha caratteristiche a carattere autorizzatorio, costituendo limite per ciascuno degli esercizi considerati, cioè certamente gli incassi riguardanti le cessioni di mutui, gli impegni
e i pagamenti di spesa, non comportano limiti alla gestione delle previsioni riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro. Fermiamoci qua. A carattere autorizzatorio, il bilancio, quello l'abbiamo già scoperto le volte scorse, che tutto quanto viene indicato sia in entrata che in uscita nel bilancio di previsione è autorizzatorio, cioè siete autorizzati voi dell'amministrazione ad usare le cifre che sono state imputate sia in entrata e sia in uscita. Che cos'è un accertamento? Perché qua vedete nella lettera A agli accertamenti, agli incassi riguardanti le accensioni dei prestiti. Lasciamo perdere le accensioni dei prestiti che l'abbiamo visto la volta scorsa. Focalizziamoci adesso su questi due termini, accertamenti e gli incassi. Che cos'è un accertamento e che cos'è un incasso? Partiamo dal secondo, che è più facile. L'incasso è quando materialmente uno conta il denaro, quando incassa una determinata cifra. E l'accertamento? Come vi ho detto nel primo incontro, quando parlavamo del documento unico di programmazione, la contabilità finanziaria è completamente diversa rispetto alla contabilità economica. Chi è abituato per la propria azienda a compilare il bilancio e a leggere il bilancio della sua azienda e di tutte le altre aziende, usa la contabilità economica ed usa il principio della partita doppia di origine medievale. L'elemento distintivo e che autorizza l'iscrizione nella contabilità economica di un'entrata o di una spesa è lo scambio monetario fra l'impresa e i terzi, quindi quando le due si scambiano moneta in sostanza. Nella contabilità finanziaria no, non è così. Fa riferimento al codice civile e al sinallagma, cioè io voglio vendervi la mia bicicletta. Non è sufficiente la mia volontà di vendere la mia bicicletta, occorre la volontà di qualcun altro di comprarla la mia bicicletta. Poi sul prezzo ci metteremo d'accordo nel caso, ma l'elemento essenziale giuridico che fa riferimento, a cui fa riferimento la contabilità finanziaria è l'incontro, lo scambio delle due volontà. Voglio venderti la mia bicicletta, io voglio comprarla. In quel momento facciamo la rilevazione in contabilità finanziaria. Quindi l'accertamento è il momento in cui il comune rileva il diritto di acquisire una determinata cifra per un servizio o per un'imposta o per una tassa. Quando è che faccio l'accertamento? Facciamo l'esempio. Per me che lei mi deve 200.000 euro per onere di urbanizzazione, la metà subito, la metà fra 3 mesi. Nel momento in cui io accerto che per me che lei mi deve, da un punto di vista giuridico, quella cifra, io faccio l'accertamento. Andiamo nella lettera successiva. Impegni e pagamenti. Pagamenti lo sappiamo perfettamente tutti che cosa significa. E l'impegno? L'impegno è l'inverso dell'accertamento. Se io comune accerto per diritto di avere una determinata cifra da una determinata persona o da un determinato ente, dall'altra parte io comune mi impegno a comprare e eventualmente, secondo i termini del contratto, a pagare una determinata spesa. Perché, per esempio, compro i pannolini per l'asilo nido, compro le culle per l'asilo nido, compro i biberon, compro i libri per la biblioteca, compro la ghiaia per sistemare le buche della piazza del paese, fognature, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo accertamenti gli incassi, gli impegni e i pagamenti di spesa. Lo vedremo poi nel bilancio di previsione. Quindi nel bilancio di previsione che cosa avremo? Avremo tutte queste cose. Avremo l'impostazione dell'entrata che riguarderanno gli accertamenti già verificati o che si verificheranno nel corso dell'esercizio, gli impegni già previsti per le termini precedenti, gli impegni che si prevedono di fare nell'esercizio di competenza e gli impegni che si prevedono di fare nell'esercizio
esercizi futuri, perché sapete che il bilancio di previsione ha scansione triennale. Quindi vedremo tutte queste cose. Andiamo a vedere la struttura del bilancio. No, vi ripeto, non preoccupatevi, quando avremo il bilancio sotto il naso, allora pianino pianino, poi mano a mano che andremo avanti sarà più facile, sarà più familiare, quindi poi alla fine lo leggeremo in poco tempo. Mi piacerebbe alla fine, quando arriveremo alla fine di questi incontri, che qualcheduno di voi si prendesse un qualsiasi documento amministrativo del vostro comune, viene al mio posto e ce lo illustra, ci dice: guardate, io ho notato questo. E facciamo una discussione aperta, tanto qua non c'è nessun obbligo, non c'è nessun esame, non c'è nessuna votazione, nessuno dice delle castronerie, ce le diciamo fra di noi, quindi. Ma ci serve per capire che abbiamo fatto un buon lavoro. La prima volta che ho fatto questo genere di incontri, un signore si è preso la relazione previsionale programmatica, quello che adesso corrisponde al documento unico di programmazione del suo comune, e ce l'ha illustrata, e devo dire con ottimi risultati. Quindi vedete che se si vuole fare, le cose si possono fare. Andiamo, se ci sono domande, interrompete subito in qualsiasi momento, non abbiate problemi, perché vedete che il dubbio di uno può essere il dubbio di tutti. Se riesco no, a cancellarlo, questo dubbio è chiaro per tutti, quindi utile per tutti quanti. Il bilancio di previsione finanziario, abbiamo capito perché è finanziario e perché non è economico, poi avremo anche la parte economica, perché la parte economica è stata innestata in un sistema di rilevazione finanziaria, ma qua il sistema è di rilevazione finanziaria, quindi l'accertamento e l'impegno, ripeto, il sinallagma. L'incontro delle due volontà. Bilancio di previsione finanziario composto da due parti. Ovviamente, come tutti i bilanci, ci sarà una parte entrata e una parte spesa. Il bilancio di una famiglia, il bilancio di una persona è fatta dal suo stipendio e da quanto purtroppo deve spendere tutti i mesi. Se le spese superano le entrate, sapete meglio di me che cosa succede. Quindi niente di nuovo, niente di così astruso. Bilancio di previsione finanziaria composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata e alla spesa, ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, e successive modificazioni. Adesso qua faccio una piccola digressione perché lo farò anche stasera a Isola della Scala. Quando vediamo decreto legislativo, non dobbiamo confonderlo col decreto legge. Sono tutti e due decreti, ma uno legislativo e uno legge, velocemente, tanto per capire perché si fanno queste cose. Hanno tutte e due la caratteristica della necessità e l'urgenza. Si fa un decreto quando il governo salta il Parlamento, salta la Camera dei Deputati e il Senato e decide di fare una legge. Il decreto legge ha bisogno di essere convertito entro 60 giorni. Può essere convertito con modifiche. Il decreto legislativo questa caratteristica non ha, non ce l'ha, non ha bisogno di essere convertito in legge. Una volta che viene emanato dall'organo esecutivo il decreto legislativo, questo è legge. Fatto obbligo a chiunque di osservarlo, farlo osservare e di osservarlo. Quindi qua, quando vedete decreto legislativo, è legge, punto e a capo. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011 in titoli definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate, ripeto, non preoccupatevi, lo vedremo, tipologie definite in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, lo vediamo. Che cos'è il piano esecutivo di gestione? Ai fini della gestione, il piano esecutivo di gestione, le tipologie, eccetera, eccetera. Quando l'organo esecutivo, la giunta municipale, prepara lo schema del bilancio di previsione e il bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale poi, la giunta poi decide.
quali risorse e quali spese assegnare i vari responsabili di servizio. Quindi è un piano esecutivo per i responsabili di servizio derivato dal bilancio di previsione. Facciamo l'esempio. All'ufficio tecnico, che è l'ufficio che spende il 90% delle risorse del comune, al responsabile dell'ufficio tecnico, geometra o ingegnere comunale che sia, vengono affidati sia capitoli di entrate sia capitoli di spese. Qual è l'entrata che viene di sicuro attribuita all'ufficio tecnico? Gli oneri di urbanizzazione, ovviamente, perché solo l'ufficio tecnico. Io voglio costruirmi la mia villa con eliporto, maneggio, quattro piscine, eccetera, eccetera. Vado all'ufficio tecnico, chiedo l'autorizzazione per costruire. L'ufficio tecnico è felicissimo perché mi dice: bene, allora mi devi dare gli oneri di urbanizzazione. Conoscendomi non mi danno niente, ma dovrebbe essere così. In ragione delle entrate, poi avrà un sacco di altre spese che andranno per la manutenzione del manto stradale, per la segnaletica orizzontale e verticale, per l'illuminazione pubblica, per tutte le spese, per i giardini pubblici, per tutte le spese, per il riscaldamento, condizionamento, rifacimento di qualche tetto, cose di questo genere. Quindi nel piano esecutivo di gestione, ad ogni responsabile di servizio verranno affidati dei capitoli di entrata e dei capitoli della spesa. Ci sarà un ufficio che avrà solo entrate, lo conosciamo bene, l'ufficio dove ha solo entrate e pochissime spese. Ufficio tributi. Ufficio tributi è quello che ci chiama a casa se ci dimentichiamo, oppure ci manda direttamente il messo comunale, ci dice: guarda che devi pagare, oppure ci scrive direttamente in ruolo senza chiederci un bel niente. Chi avrà solo spese? L'ufficio assistenza, ovviamente, perché questo non avrà entrate, oppure se ne ha, ne ha molto poche. Quindi vedete che nel piano esecutivo di gestione, tratto tutte le entrate, tutte le informazioni del bilancio di previsione, verranno assegnati, passatemi il termine, degli spicchi, delle fette di bilancio di previsione ai vari responsabili dei servizi. Queste fette del bilancio di previsione, ovviamente secondo i principi che sono definiti qua, che non vedremo perché a noi non interessa in questo momento il lavoro dei responsabili dei servizi, verranno segnate queste fette del bilancio di previsione, sia in entrata che in uscita. È fondamentale il bilancio di previsione, lo abbiamo già capito che è fondamentale. Perché? Perché dal bilancio di previsione si fanno le fette come una torta. Tanto diamo all'ufficio tecnico, tanto diamo all'ufficio assistenza, tanto diamo all'ufficio tributi, tanto diamo all'ufficio commercio, eccetera, eccetera. Da un punto di vista politico, perché noi guardiamo le cose solo da un punto di vista contabile, da un punto di vista politico è fondamentale la divisione in torta del bilancio di previsione? Certamente sì, perché? Perché le minoranze ovviamente vorranno risorse per le loro esigenze, la maggioranza dirà: no, voi delle minoranze non c'entrate, decidiamo noi, facciamo questo, questo e quell'altro. Nella discussione di approvazione del bilancio di previsione, la battaglia si fa accesa, perché ovviamente qua si decide la politica, sia economica sia sociale, del comune. Quindi anche questo a volte, anche questo a volte. Quindi, se avete occasione, andate a vedere l'approvazione del bilancio di previsione, perché lì, dal mio punto di vista, non voglio influenzarvi, si riesce a capire la qualità dell'amministrazione che abbiamo votato. Possiamo capire la qualità delle scelte, ci possono andare bene, ci possono andare male, ma la sola esposizione del bilancio di previsione ci fa capire se c'è stato tutto un lavoro di programmazione che abbiamo visto nel documento unico di programmazione. Si capisce la qualità sia della maggioranza che della minoranza. Poi che ci vada bene una o ci vada male l'altra non interessa, però si riesce ad avere
Ripeto, nell'approvazione del bilancio di previsione, così come nel conto consuntivo, sarebbe il caso di avere la presenza o del revisore unico o del presidente del collegio dei revisori, perché hanno il controllo legale dei conti. Quindi, se ci fossero delle dispute fra maggioranza e minoranza, l'unico che può metterci becco non è l'assessore a bilancio, non è il sindaco, non è il capo ufficio ragioneria, è il revisore dei conti o il presidente del collegio dei revisori conti, perché loro hanno il controllo legale dei conti. Quindi sono loro che dicono sì, ha ragione Tizio, no, ha ragione quell'altro. Sono loro. Quindi sarebbe il caso che venissero. Anche perché sono pagati per farlo, quindi. Qua vediamo le classificazioni. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate nell'articolo 14, decreto legislativo 2311, numero 118, divise come le spese in missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Questa lettera non vi ricorda nulla? Certamente. L'abbiamo visto nel documento unico di programmazione. Questo ricalca in termini contabili quello che avevamo visto da un punto di vista strategico. Quindi dove sarà questa parte? Sarà nella prima sezione del documento unico di programmazione, nella sezione strategica. Poi sapete che c'è anche la sezione operativa. Programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito della missione. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccolti, raccordati alla relativa codificazione COFOC secondo il livello dei gruppi, eccetera, eccetera, li riporta, eccetera, il riferimento di legge. Ai fini della gestione, piano esecutivo di gestione, i programmi eccetera sono definiti. Il bilancio di previsione finanziario indica per ciascuna unità di voto l'ammontare presunto dei residui attivi passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Fermiamoci un attimino, prendiamo fiato e andiamo a capire. Il bilancio indica per ciascuna unità di voto per quello che abbiamo visto prima. L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi a chiusura dell'esercizio precedente. Che cos'è un residuo attivo e che cos'è un residuo passivo? Niente di complicato. La parola residuo che cosa vi suscita? Che resta qualcosa. Io mi sono fatto gli spaghetti e la mattina dopo, per cena, la mattina dopo mi è rimasto un po' di spaghetti. Questo, in termini generali, può essere considerato un residuo, no? Mi è rimasto qualcosa. Ho fatto il pieno nella macchina, ho fatto il mio giro, mi è rimasto qualche cosa, quello è un residuo. Un residuo attivo, che cos'è? È una parte non riscossa di un accertamento. Onere di urbanizzazione di Pernechele, 200.000 euro. 100.000 euro, ho già accertato i miei 200.000 euro perché me li deve se vuoi costruire la sua mega villa. Ne ha già versati e quindi io comune ne ho già incassati 100.000. 100.000 me li deve ancora incassare, li deve ancora versare e quindi il comune li deve ancora incassare. Quei 100.000 lì sono un residuo attivo per il comune, perché sono soldi che deve ricevere da Pernechele. E un residuo passivo sarà l'esatto contrario. Stato di avanzamento lavori per la costruzione di un ponte sull'Adige, ho pagato 1 milione di euro al primo stato di avanzamento lavori, l'ingegnere mi aveva fatto il conto di 10 milioni di euro, gli altri 9 milioni di euro sono residui passivi, quindi sono residui che devo pagare. Alla chiusura dell'esercizio precedente voglio andare a vedere in sostanza quanti crediti e debiti
mi riporto dall'esercizio precedente a quello cui bilancio si riferisce. Quindi quando troveremo nella colonna residui attivi e residui passivi del bilancio di previsione, non ci spaventeremo, l'abbiamo già capito che cosa sono. Abbiamo una fotografia fermata, che si è fermata, che abbiamo fatto la foto il 31 dicembre dell'anno prima. Poi nella lettera B che cosa conterrà? L'ammontare delle previsioni di competenza di cassa definitive dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione. Quindi anche l'ammontare delle previsioni di competenza di cassa definitive dell'anno precedente. Lo vedremo meglio anche questo. L'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Quindi avremo residui attivi e passivi, avremo le previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente, ma poi avremo anche le previsioni, l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare per ciascuno degli esercizi di cui il bilancio si riferisce. Quindi anche questi, l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. In sostanza, lo vedremo meglio, non preoccupiamoci dalla prima lettura, riusciamo a capire che il bilancio di previsione è un bilancio formato da residui, attivi passivi, competenza, quindi accertamenti ed impegni, più la parte di cassa, perché mi parla anche di accertamenti ed impegni. Quindi avremo queste tre caratteristiche. Residui, fermiamoci qua un attimo e facciamo un salto un pochettino più avanti. Quando sarò a conclusione, ma non abbiamo ancora visto il bilancio di previsione perché ci parli già del conto consuntivo, perché è interessante, capiremo meglio quando leggeremo il bilancio di previsione, quando leggeremo i residui attivi e passivi, potremo già fare delle previsioni di come si concluderà il bilancio di previsione. E già dalla lettura dei residui attivi e passivi abbiamo già un'indicazione di come è andato l'esercizio precedente, abbiamo già un primo giudizio sull'amministrazione. Perché? Abbiamo una grossa cifra di residui attivi e passivi. Ci sta bene? No, non ci sta bene. Perché? Oltre a non quadrare più i conti, significa che abbiamo avuto una gestione amministrativa molto lenta, molto lenta. Quindi un alto tasso di residui, siano attivi che siano passivi, è già un indice che qualche cosa nell'amministrazione precedente non ha funzionato. La competenza, questo è quanto si prevede, la cassa, anche la giacenza di cassa, abbiamo un alto livello del valore del fondo di cassa, ci sta bene? No. Che significa, in ragione di quanto abbiamo visto prima, che non abbiamo riscosso, oppure abbiamo riscosso molto e non abbiamo pagato, oppure abbiamo riscosso tanto e non abbiamo pagato. Quindi sono tutti indicatori nel bilancio di previsione che già ci fanno capire come sarà la chiusura del conto consuntivo. Quindi vedete che nel bilancio di previsione, ripeto, secondo me il documento fondamentale è il documento unico di programmazione, perché lì si definisce sia in termini strategici che operativi che cosa si vuole fare. Il bilancio di previsione è fondamentale perché ci dà un quadro abbastanza chiaro di come è andata l'amministrazione scorsa e di quale sarà l'amministrazione di quest'anno di competenza. Ma se il bilancio di previsione, di tutto quello che si è previsto, non entra perché uno non paga. Del buio, come si risolve? Lo vediamo, lo vediamo. Ci sarà un fondo crediti che non vengono incassati, per esempio, e questo lo vedremo come viene costruito.
Allora, in bilancio prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese sono iscritte, quindi nella parte alta del bilancio di previsione, prima ancora delle entrate e delle spese, il legislatore ci dice di infilare qualche cosa d'altro. E che cosa vuole che infiliamo? In entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in conto capitale. Che cos'è questo fondo? Questo fondo è relativo a tutte le entrate e a tutte le spese che sono vincolate, che derivano dagli esercizi precedenti e che riguardano gli esercizi futuri. Nessuna paura, lo vediamo meglio, l'importante è capire il concetto. Questo è un fondo che viene iscritto in bilancio, che ci dà un quadro di come sarà la gestione futura. Questo fondo, vincolato di parte corrente e in conto capitale, ci dice: guarda che già dall'anno scorso, o meglio dagli esercizi precedenti, hai già dei fondi vincolati. Che cosa sono questi fondi vincolati? Facciamo un esempio di un servizio di somministrazione. Io ti somministro il gasolio per la scuola elementare per 5 anni. Quindi questo, quando io andrò a imputare i vari esercizi, gli importi di competenza andranno a finire nel fondo vincolato delle spese future, in questo caso in parte corrente. In conto capitale la costruzione del ponte, stati di avanzamento di lavoro per 10 anni, io avrò un fondo vincolato in conto capitale per la costruzione del mio ponte. Quindi ci dà un'indicazione di che cosa abbiamo già vincolato e che non possiamo ovviamente cancellare, perché ovviamente ci sono delle determine, ci sono delle delibere di consiglio, ci sono delle delibere di giunta, ci sono già dei contratti a cui dobbiamo far fronte. In entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, perché già dal bilancio di previsione possiamo capire se abbiamo un avanzo di amministrazione presunto, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente. È un po' complicato, l'importante è capire che abbiamo l'indicazione dell'avanzo di amministrazione presunto. Se abbiamo un avanzo di amministrazione presunto, ci sarà la possibilità di avere anche un disavanzo presunto e quindi lo metteremo questo nella parte uscita. In entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente, in sostanza il fondo di cassa 31-12 dell'esercizio prima. Perché? Perché abbiamo visto che il bilancio di previsione è sostanzialmente formato da residui, attivi passivi, competenza e cassa. Quindi dobbiamo riportare all'1-1 il fondo di cassa che avevamo il 31 di dicembre. Quando la tesoreria chiude e conta materialmente, non lo fa, ma conta materialmente quanti denari il comune ha al 31 dicembre, devono essere esattamente uguali ai denari che ha il comune al 1 gennaio dell'anno successivo. Qua lo saltiamo perché sennò diventa estremamente pesante, lo vedremo meglio dopo quando leggeremo il bilancio di previsione. Cos'è il fondo di riserva? Il fondo di riserva, dove sarà inserito? In entrata o uscita? Sarà inserito in uscita. Dove? Nelle spese in conto capitale? No, sarà inserito nelle spese correnti. Nella missione fondi e accantonamenti, all'interno del programma fondo di riserva, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva che, dice il legislatore, non deve essere inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Succede un'esondazione, non ho previsto nessun capitolo di spesa, nessun intervento per le esondazioni,
devo togliere l'acqua, devo ripristinare i rivali, da dove vado a prendere le disponibilità? Dal fondo di riserva, faccio un prelievo dal fondo di riserva. Dato che un fondo di riserva ed è dimensionato secondo quanto ci ha detto il legislatore, chi lo utilizza questo fondo di riserva? Ho l'esondazione, devo agire immediatamente perché la cittadinanza ne ha bisogno, convoco il consiglio comunale. No, prima che convochi il consiglio comunale faccia l'ordine del giorno, no. Il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo, della giunta. Il sindaco prende il telefono, dai che facciamo giunta, venite qua. Nel giro di 10 minuti si fa il prelievo del fondo di riserva. Ecco che ci sono le disponibilità. Però deve essere comunicato all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, lo abbiamo visto la volta scorsa. Nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio, le dotazioni degli interventi di spesa correnti si rilevino insufficienti, lo abbiamo visto il motivo. Questo lo saltiamo. Eccolo qua. Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali. Per me che sì, mi ha chiesto la concessione edilizia per costruire la sua megavilla, ma lo conosciamo tutti che soggetto è. Quindi sarà il caso di accantonare un fondo per crediti di dubbia esigibilità, che nel mio caso è sicuro che non verrà escluso nulla. Nella missione fondi accantonamenti all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione secondo le modalità indicate, eccetera eccetera. Lo vediamo. Quindi abbiamo questo fondo crediti di dubbia esigibilità, perché per Nekele è conosciutissimo, quindi si sa che quando si presenta lui sarà un disastro. Che cosa sono i servizi per conto di terzi e le partite di giro? Vedremo che avremo anche questi. Facciamo subito un esempio di partita di giro. Abbiamo sicuramente gli stipendi da pagare e con gli stipendi da pagare dovremo fare i versamenti per la pensione, per gli infortuni. Il comune da questa movimentazione contabile ha qualche rilevanza di carattere finanziario, economico? No, perché trattiene dagli stipendi e versa agli enti previdenziali. Facciamo un altro caso. Io sono un esperto conducente di auto, abbatto nel parcheggio del comune il cartello con il simbolo del parcheggio. Peggio di così non si fa, sono assicurato, la mia assicurazione paga il ripristino del cartello del parcheggio, il comune ha qualche rilevazione economica da questa movimentazione contabile? No, perché incassa 500 euro dalla mia assicurazione e paga 500 euro per il ripristino del cartello. Quindi sono solo queste partite di giro, movimentazioni contabili che vengono rilevate, ma che non hanno riferimento di carattere economico. Non è una spesa per l'acquisto dei biberon, non è un'entrata per le imposte comunali, non è un'entrata per le multe dei vigili, sono solo note a memoria in sostanza. Si è verificato questa ritenuta per gli dipendenti, ho pagato gli enti previdenziali, ho incassato dall'assicurazione 500 euro, ho pagato 500 euro per il ripristino del cartello. Quindi le partite di giro le vedremo sia in entrata che in uscita del bilancio di previsione, ma non hanno alcuna rilevanza se non di carattere meramente contabile.
quindi le partite di giro non andremo a leggere oppure le leggeremo velocemente, queste non ci daranno risultati in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione, quindi non dico che non siano interessanti, ma hanno poca rilevanza. Piano esecutivo di gestione, lascio la vostra lettura, ve l'ho già detto. Qua richiama il documento unico di programmazione di cui al primo incontro. Gli allegati al bilancio di previsione, diamo una letta veloce. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti all'articolo 11, sempre di quel decreto legislativo 118 del 2011, e vediamo quali sono. Il primo interessante: l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del bilancio consolidato dei deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni comuni e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica, di cui è principio applicato e relativi. Tali documenti contabili sono legati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco. Quindi il comune esattamente. Il comune, non lo vedremo per economia di tempo, il comune di cui andremo a leggere il bilancio di previsione l'ha pubblicato e ne ha fatto un buon lavoro. Poi che cosa deve essere allegato al bilancio di previsione? La deliberazione ad adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, sensi eccetera eccetera, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione di ciascun tipo di area o di fabbricato. Quindi è già nel bilancio di previsione che viene indicato la quantità e le qualità delle aree, sia per la residenza pubblica sia per gli insediamenti produttivi, in modo tale che non ci sia in corso di bilancio di previsione ma facciamo questa lottizzazione e dopo vediamo. No, deve essere stabilito prima. Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, questo ci interessa, le aliquote di imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. Questo andiamo a capirlo perché ci interessa come cittadini, oltre che come amministratori, nel caso dovessimo fare l'amministrazione. Le deliberazioni per quali sono determinate nell'esercizio successivo, quindi le tariffe, l'aliquota d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni di reddito e tributi locali, questo lo capiamo bene, per i servizi, nonché per i servizi a domanda individuale. Che cosa sono i servizi a domanda individuale? Saranno i servizi a cui non tutti i cittadini partecipano, chiedono, ma solo una fetta ben determinata dei cittadini chiederanno dei servizi. Però io cittadino che non uso nessuno di questi servizi sono costretto a contribuire, ma no, io non voglio pagare per un servizio pubblico di cui solo una parte dei cittadini avranno vantaggi. Qual è il primo servizio al quale tutti, più o meno, tranne il sottoscritto, abbiamo bisogno? L'asilo nido e la scuola materna, di sicuro. Le mamme dell'asilo nido e della scuola materna hanno un grandissimo bisogno. Faccio una piccola parentesi per allentare un po' la tensione. Quando ero in Africa e facevo programmi di sviluppo, che andavo dalle signore vedove con 10-15 bambini, quindi capo famiglia, chiedevo: che cosa avete bisogno, che cosa vorreste? La prima risposta era la scuola materna.
subito, non tanto vorrei fare questo corso o quell'altro, scuola materna per parcheggiare i bambini, per dedicarmi poi alla mia attività. Un altro, quindi vedete che l'educazione sia dell'annido, della scuola materna è essenziale per una società. Quale altro, per esempio, servizio pubblico a domanda individuale ci sarà? Beh, l'amatori calcio sicuramente, i bambini che vanno o i ragazzi che vanno a dare 4 calci al pallone. E così via. Di tutti questi servizi pubblici a domanda individuale, di cui solo una parte della popolazione usufruirà, noi dobbiamo come collettività contribuire. Quanto? Quanto? E questo verrà deliberato in consiglio comunale, perché si dirà: ma per la mensa dei bambini dobbiamo chiedere il 100%, dobbiamo chiedere il 50%, per la scuola materna dobbiamo mettere la retta a questa cifra perché altrimenti non copriremo, no, non è giusto perché i bambini bisogna, e gli amatori calcio, i ragazzi che vanno a dare 4 calci al pallone o del tennis o del rugby o di tutte le altre, lo scolabus per esempio, quanto facciamo pagare? Qua verrà definito, ci sono degli schemi particolari, il legislatore dice che dovrà esserci una copertura minima, la lasciamo alla lettura della delibera del Consiglio Comunale. Anche qua sarebbe il caso che l'amministrazione, la maggioranza, si confrontasse con la minoranza. In Svezia, per esempio, c'è stata una crisi di governo sulla retta per gli asili nido, per esempio, cosa che in Italia per noi sarebbe impossibile avere. In Svezia c'è stata una crisi di governo anni fa. La tabella di relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale previste dalle disposizioni vigenti in materia. È questo che sarà oggetto dell'ultimo nostro incontro, il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno. Lo vedremo. Quindi tutte queste delibere saranno oggetto di nostra lettura, perché poi qua incominciamo con le variazioni bilancio di previsione, che sarà oggetto dopo il prossimo incontro, dopo la lettura del bilancio di previsione. Andiamo a vedere una cosa interessante, perché è fatta bene secondo il mio punto di vista. Questo, nota tecnica al bilancio di previsione del comune di cui avevo detto prima. Andiamo a vedere come si costruisce, non la leggiamo tutta, non preoccupatevi, andiamo a vedere come si costruisce il fondo crediti di dubbia esigibilità. Scusate, lo devo trovare. Eccolo. Questo è fondamentale, sì, perché il legislatore ha previsto una determinata cosa. Lo leggiamo, che così capiamo perché sono state messe determinate cifre nel bilancio di previsione. Questa è una novità, fra l'altro, che prima non c'era. Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, di cui l'articolo, di cui è il decreto 118 del 2011, è la costituzione obbligatoria, non si può fare senza, di un fondo crediti dubbia esigibilità, da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità per Nekele, qua potevano mettere per Nekele, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Fermiamoci un istante e cerchiamo di capire. Per Nekele 200.000 euro di oneri di urbanizzazione non versa un centesimo, nessuna novità, però quell'incasso lì io l'avevo già previsto
anche nella parte spesa, e nella parte spesa io l'ho già speso tutto. Per Nekele mi deve 200.000 euro di oneri di urbanizzazione, nella parte spesa utilizzo degli oneri di urbanizzazione e li ho già spesi tutti. Se guardo il bilancio solo in questi due termini, che cosa avrò? Un avanzo o un disavanzo? Un disavanzo, ovviamente. Ecco che allora il fondo crediti di dubbia esigibilità mi dice: no, fai attenzione, conoscendo il soggetto forse è il caso che il 50, 60, 70, l'80, il 100% lo metti in quel fondo, in modo tale da essere sicuro che pareggi, perché vai a utilizzare i fondi, nel caso per Nekele non paga, vai a utilizzare i fondi che hai accantonato per evitare un disavanzo di amministrazione. Sulla base di quanto stabilito al principio contabile di cui diamo per letto e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti da lotta all'evasione, eccetera. Io metto in bilancio in entrata lotta all'evasione, riscossione ICI degli anni precedenti. Per Nekele è sparito, si è deleguato, non mi ha pagato l'ICI, e che cosa faccio io? Devo mettere una parte di questa ICI nel fondo crediti dubbia esigibilità. Così pure per le multe, per esempio. C'è una multa che non viene incassata nonostante la cartella esattoriale. Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi 5 esercizi precedenti a quello determinato. Quindi il legislatore dice: vatti a vedere la media dei crediti che non sei riuscito ad incassare. In ragione di quella media, destina una parte che io ti dico, e vediamo subito, per i vari anni, eccolo qua. Per il primo anno quota minima pari al 36%, per il secondo anno 55%, terzo 70%, quarto 85%, quinto anno 100%. Perché non ha detto subito il 100% il legislatore dal primo anno di entrata in vigore del decreto del 2011? Perché non ha detto il 100%? Perché se avesse accantonato subito il 100%, probabilmente avremmo avuto tutti i conti consuntivi con un deficit, un disavanzo di amministrazione, e quindi ha preferito diluirlo. Vediamo la tabellina velocemente, eccola qua. Mi metto gli occhiali perché purtroppo ho avuto una diminuzione. Vedete, prendiamo la prima, imposta comunale ICI, accertato, riscossione di competenza, riscossione di residuo, totale del riscosso. Vedete nel 2010, 376, leggiamo pure, vediamo che alla fine del quinto anno, dal 2010 al 2014, la percentuale di riscossione è stata del 78,22. Vediamo la previsione, invece, 2015, 16 e 17, vediamo che in ragione della previsione abbiamo gli importi, qua mette tutto l'importo uguale a 470.000. Andiamo sotto nel riepilogo generale, vedete la previsione 2015-16, la quota incassata, la quota da destinare al fondo e la quota da indicare in bilancio. Quindi si deve fare un lavoro analitico per l'indicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quando troveremo questo fondo crediti obbligatorio di dubbia esigibilità, per capire qual è la ragione e l'origine di quella cifra, dobbiamo andarci a vedere questa tabellina, che è sicuramente allegata. Quindi tutte le cifre che vedremo nel bilancio di previsione hanno un riferimento di natura contabile e di natura
giuridica descritta, quindi non capiamo perché, per esempio, nell'amatori calcio è stata determinata una cifra di copertura di quel servizio del 10%. Perché così basso? Perché non abbiamo fatto il 50% agli amatori calcio e abbiamo ridotto un pochettino la quota per l'asilo nido? Perché? Andiamo a prenderci la delibera, ce la leggiamo e lì ci viene indicato la motivazione. Dove si discute? Consiglio comunale. Consiglio comunale, lì bisogna dar fuoco alle polveri, perché lì si decide quanto dare l'uno all'altro. Bene, adesso che vi ho stressato in maniera totale, finalmente andiamo a vederci un bilancio di previsione e cominciamo a leggercelo. Qui abbiamo tutte le delibere, lo vediamo dopo. Andiamo subito a leggerci il bilancio di previsione. Non guardate il comune, che non ci interessa. Devo utilizzare gli occhiali, purtroppo. Andiamo a leggerci la prima riga sopra. Titolo, tipologia, denominazione, residui presunti al termine dell'esercizio 2015. L'abbiamo sentito prima, che ci dice il legislatore, dovete indicarmi questo. Poi, le previsioni dell'esercizio definitive dell'esercizio 2015, perché questo ci sarà utile? Perché questo avremo subito una indicazione. Abbiamo previsto una determinata cifra per un determinato servizio 100 nella previsione definitiva dell'anno 2015, nella previsione definitiva dell'anno 2016 600. Consiglio comunale, a parte che viene dato 15 giorni prima alle minoranze, dice, perché da 100 a 600, l'assessore al bilancio darà la sua giustificazione di carattere politico, il revisore di conti dirà sì, va bene, no, non va bene. Quindi avremo queste due visioni, una di carattere politico e l'altra di carattere legale contabile. Previsioni dell'anno 2016, 17 e previsioni dell'anno 2018, perché sappiamo che il bilancio di previsione ha estensione temporale di 3 anni. La relazione previsione, la documento unico di programmazione invece ne ha di, ve lo ricordate, di 5, quindi prevede tutto il periodo in cui l'amministrazione resterà in capo al comune. Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti, vi ricordate, lo abbiamo appena visto, previsione di competenza 56, quella cifra lì. Fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale 60.300 erotti. Andiamo sotto, fondo di cassa nell'esercizio di riferimento, e l'abbiamo visto prima, abbiamo discusso prima. Queste sono indicazioni preliminari dell'avanzo di amministrazione, che potrebbe essere indicato. Qua questo comune non ha indicato niente. Bene, è possibile farlo. Andiamo a vedere subito, riuscite a vederlo? Ma purtroppo... Vediamo se riesco... Purtroppo, dopo non lo vedo io, così va meglio? Sì, spero di sì. Andiamo a vedere subito. Titolo 1 delle entrate. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa. Quindi vediamo che al titolo primo avremo le entrate tributarie e al titolo secondo che cosa avremo? Avremo le entrate, i trasferimenti di carattere corrente, i trasferimenti da parte dello Stato. E al titolo terzo che cosa avremo? Avremo le entrate extratributarie. Perché le ho lette subito di fila? Perché questi tre titoli di entrata sono essenziali per che cosa? Per l'equilibrio economico.
Quindi quando noi leggeremo il bilancio di previsione di un qualsiasi comune, dove andremo a focalizzare la nostra massima attenzione? Nei primi tre titoli di entrata e nel titolo primo della spesa. Perché? Perché sostanzialmente è lì che c'è l'equilibrio economico, è lì che riusciamo a capire se chiuderemo con un disavanzo o se chiuderemo con un disavanzo. È lì che capiremo proprio la gestione effettiva del comune. Andiamo avanti. Titolo 1. Imposte e tasse. Vediamo che i residui presunti alla termine dell'esercizio erano per 1.643.000 euro, le previsioni definitive erano di 6.051.000 e le previsioni dell'esercizio 2016 sono 5.591.000, 5.863.000 per il 2017, 5.660.000 se non leggo male per il 2018. Quindi andiamo subito a capire che questo comune ha intenzione non di ridurre la pressione fiscale, ma di aumentarla. Oibò, giusto, sbagliato, perché l'assessore al bilancio deciderà, dirà le proprie motivazioni. Che sia solo un aggiustamento di carattere dovuto all'inflazione. L'avevamo l'inflazione, adesso siamo in deflazione. Quindi l'assessore al bilancio darà le sue giustificazioni. Noi, da semplici lettori, critici, ma lettori del bilancio di previsione, possiamo fare solo dei ragionamenti che poi in consiglio comunale ci verranno delucidati. Andiamo avanti. Vediamo anche le previsioni di cassa perché sapete che abbiamo le previsioni di cassa. Tributi destinati al finanziamento della sanità 00, leggiamo solo quelle dove ci sono delle cifre. Fondi perequativi da amministrazioni centrali. Che cosa sono i fondi perequativi? Sono i trasferimenti che lo Stato dà ai comuni. Perché perequativi? Perequativi perché voi sapete che una delle caratteristiche fondamentali di un Stato democratico dovrebbe essere quello di attivare una politica di perequazione. Una parte dello Stato è super ricco, una parte dello Stato geograficamente, politicamente, è super povero. Ai poveri non do servizi, do solo ai ricchi, perché solo i ricchi mi hanno dato prodotto interno lordo. La parte dello Stato povera non gli do niente perché non hanno lavorato, perché dovrei dare servizi. La perequazione è proprio questa, di perequare, di rendere uguale i servizi in tutto paese, togliendo risorse da dove vengono prodotte per darle nella zona del paese dove non vengono prodotte. Questo è un principio democratico di perequazione. Noi abbiamo sud, fra virgolette, povero e nord ricco, in Brasile è l'esatto contrario, cioè il sud ricco e il nord povero. Come si fa la perequazione? Si fa in questo modo e attraverso anche la pressione fiscale. Quindi vediamo previsioni 1 milione, previsione definitiva dell'esercizio 15 1.833, 1.790, 1.802, 1.806. Come faccio a capire se questo importo è stato ben definito? Ci sarà sicuramente la comunicazione del Ministero dell'Interno. Quindi, quando vediamo questa cifra, possiamo chiedere subito: è già arrivata la comunicazione del Ministero dell'Interno? Sì, no. Sì, è arrivata bene, non c'è nessun dubbio. No, non è ancora arrivata. Allora, come hai fatto a stimarla? Ma ho telefonato, mi hanno detto che sono in ritardo, ma questa è la cifra. Mi sono fatto mandare intanto il fax. Eccolo qua, dove dicono: guarda, siamo in ritardo, però il fondo perequativo per il tuo comune l'abbiamo stimato in questa cifra. Eccolo qua il fax. Non c'è il fax. Revisore di conti, lo possiamo accettare questa cifra? Ecco,
revisore dei conti dice: sì, guardate, dalle cifre che ci hanno mandato dagli esercizi precedenti, io direi che è accettabile. No, non è accettabile, perché non è così. Se dice no, non è accettabile, non si va avanti, perché è un fondo, vedete, consistente. Se dice di no, è inutile andare avanti nella discussione, è meglio fermarsi, ritirare il punto ed aspettare la comunicazione al Ministero. Non incide tantissimo, non incide tantissimo. La parte che incide per la stragrande maggioranza delle entrate sono entrate tributarie ed extratributarie. Questi fondi sono in costante riduzione per la fiscalità locale, non incide moltissimo, direi intorno al 10-15%, non di più. Una decina di anni fa, 15 anni fa, questa invece era la fonte principale del finanziamento dei comuni. Poi con la fiscalità locale si è deciso di cambiare. Vediamo sempre, vediamo il totale, vedete 7.381, 7.448, 7.466. Andiamo a vederci i residui. 1.774 su 7.381 di previsione, direi che questo comune è andato piuttosto bene in termini di riscossione, perché è circa un settimo della previsione, quindi direi che ha lavorato sufficientemente bene. Se avessimo avuto qua, non so, 8 milioni, no, non va bene, 8 milioni di residui attivi sulle entrate tributarie e ne hai 7 milioni e qualcosa di previsione, non va bene, significa che è successo qualche cosa che ha impedito gli incassi. Che cosa può aver impedito gli incassi? Tutti i componenti dell'ufficio ragioneria si sono ammalati, si sono licenziati, sono andati in altra parte, non ho potuto sostituirli velocemente. Chi è arrivato, poveretto, era completamente a digiuno, ho dovuto istruirlo, non ha fatto in tempo di cassare tutto quanto e quindi abbiamo dei residui. Questo che cosa ci porta a considerare? Se abbiamo fatto dei pagamenti, significa che abbiamo avuto bisogno dell'anticipazione delle tesorerie, perché non abbiamo avuto i relativi introiti. Trasferimenti correnti. Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche. Eccole qua. 395.339. Le amministrazioni pubbliche che cosa possono essere? Queste qua sono trasferimenti che arrivano, per esempio, dalla provincia o dalla regione. Trasferimenti dalla provincia, scordiamoceli, trasferimenti dalla regione, questi invece sono consistenti e sono destinati a aumentare sempre di più per il discorso della fiscalità sociale. Anche qua facciamo un ragionamento di carattere politico, ma il nostro comune ha bisogno di una rappresentanza in regione, perché anche lì c'è la fretta. È vero, in parte è vero, in parte non è vero. È vero perché il colloquio politico può essere utile, non dovrebbe essere vero perché la regione dovrebbe fare come lo Stato e quindi perequare i propri contributi in ragione delle necessità di popolazione e necessità del territorio. Tutti i ragionamenti che si possono fare semplicemente dando una lettura e bilancio di previsione. Trasferimenti correnti da imprese. Anche qua le imprese possono dare, possono contribuire alla fiscalità locale. Vediamo il totale, 425.000 per il 2016, 369.000 per il 2017 e 339.000 per il 2018. Adesso andiamo noi, questo che ci interessa in maniera particolare. Entrate extratributarie, lo abbiamo visto prima, cioè l'abbiamo visto le volte scorse. Un esempio subito immediato di un'entrata extratributaria: le multe. Quindi fermiamoci lì, andiamo a vedere che cosa sono.
Non solo, ma abbiamo per esempio la vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni. Qua prevede 1.363.000, proventi derivanti dall'attività controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Per esempio, abuso edilizio. Io mi sono costruito la mia villa, non ho versato un centesimo di oneri di urbanizzazione. Che nel vigile mi chiede: signor Pernekele, mi faccia vedere la concessione edilizia, ma sai, l'ho persa, non ce l'ho, qua lì là. Ovviamente, prima di venire, è andato in comune perché dove ci lavora dice: ma Pernekele, gli avete rilasciato la concessione edilizia? Manco per niente. Ecco qua l'introito, perché ci sono state delle violazioni. Gli interessi attivi, quando restano dei fondi cassa in tesoreria, la tesoreria ci riconosce qualche cosa. Altre entrate da redditi di capitale sono relativamente poche, rimborsi ed altre entrate correnti. Eccolo qua, queste sono le multe dei vigili, 524, 508, 508. Non passate da questo comune perché questo comune ha intenzione di accalappiarvi quando passate dal suo territorio. Adesso incominciamo a vedere invece gli altri titoli. Se i primi tre titoli di entrata erano le entrate correnti, adesso avremo le entrate in conto capitale. Quali possono essere le entrate in conto capitale? Le entrate che derivano dal comune, per esempio, dalla vendita della scuola elementare che non è stata più utilizzata, dalla vendita del relitto stradale, da altre entrate in conto capitale che derivano, per esempio, dalla regione per la costruzione della nuova piscina, che derivano dall'Unione Europea per la pista ciclabile o per attività, voi sapete che la Unione Europea ha in mente le macro regioni, quindi avere dei territori ampi dove fare progetti di sviluppo. Per esempio, c'è una regione nuova che dovrebbe comprendere il nord Italia, parte della Svizzera, parte dell'Austria, parte della Slovenia. Questa è una macro regione che ha intenzione di finanziare per attività di sviluppo economico. Quindi, per esempio, qui potrebbero esserci dei trasferimenti che derivano dall'Unione Europea per sviluppare questa macro regione di cui questo comune fa parte. Andiamo a vedere contributi agli investimenti che derivano, per esempio, dallo Stato, altri trasferimenti in conto capitale non ha messo niente, entrate a detenzione di beni immobili e di materiali. Ha intenzione di alienare beni immobili per il 2015, 2016, scusate, per 200.000, 550.000 per il 2017 e 50.000 per il 2018. Che cosa ha intenzione di alienare? Ci sarà scritto nella delibera che è allegata al bilancio. Abbiamo intenzione di alienare per il 2015 la scuola materna e per il 2017 un terreno di proprietà del comune e in contropartita abbiamo intenzione di costruire il nuovo palazzetto dello sport. Quindi vedete che viene tutto indicato. Altri trasferimenti del conto capitale sono chiaramente indicati nella delibera delle rotte pubbliche. Scusate. Titolo quinto. Entrate da riduzioni di attività finanziarie. Qua sono le entrate previste, per esempio, nel caso ci siano stati titoli tossici. Questo comune non ha indicato niente, quindi non ha problemi di carattere finanziario. Il titolo sesto, la cessione di prestiti, i mutui. Questo comune non ne fa. Andiamo a vedere più avanti.
l'anticipazione da istituto di tesoreria, quindi l'anticipazione di tesoreria, questo comune non ha intenzione di farlo, e al titolo 9 le entrate per conto di terzi e le partite di giro. Abbiamo parlato prima, queste sono solo rilevazioni di carattere contabile che non hanno riferimento in termini economici. Tutte quelle che abbiamo visto prima, dal titolo primo fino al titolo 7, hanno riferimento di carattere contabile. Il titolo relativo alle partite di giro, riferimento di carattere economico, le partite di giro non hanno riferimento di carattere economico. Se non hanno riferimento di carattere economico, adesso che andremo a vedere la parte spesa, nella parte spesa le partite di giro relative alla parte di spesa saranno esattamente uguali come importo a quelle di entrate, quindi non andremo a leggerle perché saranno completamente inutili andarle a leggere. Andiamo a vederci subito la parte spesa. Volete fare 2 minuti di pausa? No, benissimo, andiamo avanti. Leggiamoci la prima riga perché questa sarà quella interessante. Missione, programma e titoli. L'immissione, per esempio, della prima servizi istituzionali generali e di gestione. Il programma che cosa sarà? Saranno gli organi istituzionali divise per spese correnti e per spese in conto capitale. Il programma sempre degli organi istituzionali avrà un altro sottoprogramma, la segreteria generale, la gestione economica finanziaria e così via. Quindi l'elenco che abbiamo visto prima in lettura del testo unico 267 del 2000 viene qua indicato, quindi là era un'indicazione di carattere giuridico, qua invece abbiamo un'indicazione di carattere contabile. Ritorniamo alla nostra prima riga, avremo la missione, programma, il titolo, la denominazione. Come abbiamo visto prima per la parte entrata, i residui presunti al termine dell'esercizio 2015, avremo la descrizione, qua manca. Vabbè. Previsioni definitive dell'esercizio 2015, previsioni di competenza per l'anno 2016, per il 2017 e per il 2018. Le spese correnti per gli organi istituzionali. Che cosa sono e quali sono gli organi istituzionali? La Giunta, il signor Sindaco e il Consiglio Comunale, ovviamente. Quanto ci costano? Anzi, quanto prevediamo ci costeranno nel 2015, 2016, 2017? Troppo poco. Mettiamoci d'accordo, e questa è una discussione che andrà fatta in via. È un limite massimo che possa gestire oppure no? Hanno dei parametri per lo stipendio per l'indennità del sindaco e degli assessori e per la gestione per i gettoni di presenza di consiglieri comunali. Poi per le spese correnti ovviamente ci sarà la manutenzione della sala consigliare, acqua, luce, gas, internet per la sala consiglio e per tutte le spese correnti che sono utili per la gestione di questi organi consigliari. Ci saranno le spese di rappresentanza, ovviamente quando il sindaco dovrà fare attività di divulgazione delle attività istituzionali del comune, l'acquisto di libri o di testi di legge per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta e tutte le spese che servono proprio per il mantenimento e funzionamento per questi tre organi. Poi, se il sindaco è parsimonioso e non fa spese di rappresentanza, bene, in genere un minimo di spese di rappresentanza sono sempre utili. Che ne so, una commemorazione, un incontro con qualche personalità nazionale o straniera, quindi sono tutte spese che vengono documentate ed in genere non sono esose.
Lasciamo perdere perché sennò ci portiamo là. Volevo parlarvi delle spese se i consiglieri comunali decidono di rinunciare al gettone di presenza, che cosa succede, o la riduzione delle indennità per sindaco ed assessori. Attenzione, qua si può studiare, andatevelo a vedere in internet, ci sono varie delibere in questo senso, ci sono vari pareri. Attenzione che c'è una grande distinzione da fare fra l'indennità di consigliere, fra l'indennità di sindaco ed assessore e gettone di presenza dei consiglieri comunali. L'indennità, proprio perché indennità è prevista dalla legge, rinunciarvi in toto, io avanzo qualche dubbio, che sia possibile una riduzione, sì, una rinuncia totale, avanzo moltissimi dubbi, non solo io, ma anche eminenti giuristi, perché sono previsti per legge. Quindi, con i gettoni di presenza, questo è un altro discorso. Questo è un gettone che si dà quando si viene. Uno rinuncia, lo può fare secondo il mio punto di vista, ma non fidatevi di quello che vi dico, andatevi a leggere in internet, trovate di tutto. È molto più facile rinunciare al gettone di presenza che non all'indennità di La sindaco. Gettone di presenza, l'indennità è qualcosa di diverso. Andiamo a vedere le spese correnti. Previsione di competenza. Vediamo 148.000 per il 2016, 157.000, 157.000. Qua prevede un piccolo aumento. In conto capitale non c'è niente. Quindi gli organi istituzionali ce li siamo tolti. La segreteria generale. Che cosa fa la segreteria generale? La segreteria generale è l'ufficio che prepara tutte le determine, tutte le delibere di giunta di consiglio comunale, e nella segreteria generale, nell'ufficio segreteria, è inserito anche il segretario comunale. Che cosa prevede questo comune? Per le spese correnti, vedete la parte dei residui, e lasciamo lì, prevede 14.650 e lo mantiene uguale anche per gli esercizi 2017 e 2018. Il totale lo saltiamo. Andiamo a vedere invece qualcosa di interessante. Andiamo a vedere, per esempio, qua di cui già impegnati 1.800. Che cosa sono questi 1.800 già impegnati? Perché rispetto a prima dell'indicazione della contabilità del bilancio armonizzato, non erano previsti questi di cui già impegnati. Con la contabilità armonizzata si dice che bisogna indicare anche la parte degli impegni che sono stati presi nell'esercizio precedente, ma che andranno in competenza in un determinato esercizio. Questi 1.800 non sono di competenza dell'esercizio 2016, perché lo dice qua, di cui già impegnati, ma hanno avuto rilevazione contabile nell'esercizio precedente o addirittura negli esercizi precedenti. A che cosa si sono riferiti? C'è una determina, basta andare a vedere la determina. Quindi, quando vedremo di cui già impegnati o di cui già accertati, nel bilancio non abbiamo una chiara indicazione a che cosa l'oggetto specifico, ma c'è una delibera o una determina che ci dice come sono già stati, perché e come sono già stati impegnati. Quindi vedete che con il bilancio armonizzato abbiamo anche un richiamo di che cosa è stato fatto negli esercizi precedenti. Potremmo avere, per esempio, di cui già impegnati 2017 e 2018? Sì. Se negli esercizi precedenti ci fosse stato un rimando di spesa negli esercizi 2017 e 2018, quali vedremmo di cui già impegnati? Quindi quando troveremo questo di cui già impegnati, dove troveremo di cui già impegnati? Non tanto troveremo qualcosina nella spesa corrente, ma dove troveremo importi consistenti, per esempio, nel bilancio di previsione, in quale sezione? Nella parte corrente o nella spesa in conto capitale?
La spesa in conto capitale, perché lì avremo tutti gli stati avanzamento lavori, lì avremo tutti i contratti di fornitura pluriennali, lì avremo una serie di obblighi per il comune a pagare in un determinato anno. Quindi non li troveremo frequentemente nella spesa corrente, ma li troveremo nella spesa in conto capitale. Di cui già impegnati che cosa? Basta andare a chiedere la determina o la delibera di impegno di spesa e lì avremo chiaramente la situazione. Quindi vedete che abbiamo letto poco del bilancio di previsione, ma già il bilancio di previsione ci dà non solo un quadro relativo agli esercizi precedenti, ci dà un quadro esercizi precedenti, competenza di quest'anno, anno 2016, e ci dà anche le indicazioni per gli esercizi futuri. Quindi abbiamo un quadro, direi, completo della situazione finanziaria e patrimoniale del comune. Abbiamo visto il 1008, le previsioni di cassa non sono nient'altro che la somma della competenza più di cui già impegnato. Gestione economica finanziaria programmatica provveditorato, spese correnti 406, qua sono gli stipendi, 406, 950, 410, 410. Quindi non riporta niente. Spese in conto capitale, spese per incremento di attività finanziarie, qua invece non mette niente, quindi fa solo una gestione di carattere di competenza. Gestione di entrate tributarie e servizi fiscali. Previsione di competenza, questi sono gli stipendi, con le previsioni definitive vediamo che vengono mantenuti praticamente le stesse cifre. In conto capitale non abbiamo niente, andiamo avanti. Gestione di beni demaniali patrimoniali. Qua invece le cifre cominciano ad essere interessanti, perché vedete, se la gestione di beni demaniali e patrimoniali, significa che queste sono le spese per la gestione del patrimonio. Qua avremo per esempio la manutenzione ordinaria delle strade, la manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale, tutte le manutenzioni di carattere ordinario, e vedete che la cifra comincia ad essere importanti. Cominciamo ad avere 278.000 euro nel 2016, 273 2017, 286 2018. Come vi avevo preannunciato, ecco qua che vediamo subito di cui già impegnate, non solo nel 2016 6.700, ma anche nel 2017, nel 2018 invece no. Quindi quando troveremo queste cifre, dobbiamo subito chiederci, andiamo a vederci le delibere o le determine. Ma abbiamo anche le spese in conto capitale, per esempio un allargamento della segnaletica orizzontale e verticale, 70.000 e 76.076. Quindi vedete che qua abbiamo una previsione di spesa in conto capitale per la gestione del demanio del patrimonio piuttosto consistente. Quindi qua abbiamo già un'indicazione di che cosa succederà nei prossimi due esercizi, non solo questo di competenza, ma anche in conto, non solo di competenza di quest'anno, ma anche nei prossimi due esercizi. Sono stato per il pigro, non sono andato a leggermi la delibera. Alzo la mano in consiglio comunale, che cosa sono questi qua? Ah, ma ti ricordi che abbiamo già... Ah sì, me lo ricordo. La risposta più frequente è vatti a leggerti la delibera. Comunque vedete che possiamo avere... Andiamo a vedere l'ufficio tecnico, per esempio, le spese correnti. Che cosa ha di stipendi l'ufficio tecnico? 784.000, e non solo gli stipendi ma anche la manutenzione, evidentemente 784.000 euro. Vedete che qua le cifre di cui già impegnate cominciano a essere
rilevanti almeno per l'esercizio 2016 con le previsioni di cassa. In conto capitale invece, in conto capitale l'ufficio tecnico spende relativamente poco, spende 10.000 euro previsti per i prossimi 3 anni. Che cosa saranno questi 10.000 euro in conto capitale? Probabilmente attrezzature di carattere tecnico, computer, cose di questo genere. Elezioni e consultazioni popolari di cui questo comune andrà alle amministrative quest'anno, e hanno indicato anche l'anagrafe e stato civile. Vedete che abbiamo una sensibile riduzione nel 2017 e 2018 causa le elezioni amministrative che non si ripeteranno ovviamente negli anni successivi al presente. Qua abbiamo i totali, vedete che di cui qua già impegnati non abbiamo niente. Il sistema statistico e il sistema informativo, spese correnti 79.077, vedete che qua invece di cui già impegnati, qua evidentemente questi 33.337 e 33.342, probabilmente questi qua sono i canoni per la gestione dei programmi che vedete che, di cui sono già stati impegnati perché abbiamo già un contratto in essere. Spese in conto capitale nemmeno un centesimo. Andiamo avanti. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali abbiamo zero. Per le risorse umane hanno indicato 15.260, qua evidentemente hanno tenuto conto probabilmente dei corsi di aggiornamento o quant'altro possa essere utile per le risorse umane. Per gli altri servizi generali le spese correnti sono 601.000, di cui già impegnati 55.000 euro. Le spese in conto capitale, anche qua vedete che riportano già sia la competenza che i già impegnati. La polizia locale, no, polizia regionale, eccetera, qua polizia regionale non ha messo niente. Saltiamo perché qua è tutto a zero, andiamo a vedere le altre cifre che possono interessarci. La polizia locale amministrativa, questi sono i vigili, 974.000 euro di spese correnti, di cui già impegnate 26.000, 9.000 per il 2017, in conto capitale nulla. Non hanno intenzione di aggiornare il parco mezzi della... In sostanza sì. Non solo stipendi, qua serve tutto il mantenimento per la spesa corrente, ovviamente qua vanno dentro anche per esempio le spese per il rinnovo delle divise, i carburanti, tutte le spese che servono per la polizia, non sono solo spese per gli stipendi. Sì, anche qua. Qua vengono accorpati, vengono inseriti, però c'è la... No. Non si vede nettamente nel bilancio di previsione, però uno degli allegati del bilancio di previsione è il bilancio per le spese del personale. E viene allegato al bilancio di previsione, basta andare... Sì, prima era indicato, qua invece è accorpato perché è stata fatta una scelta diversa dal legislatore. Quando si vogliono i dettagli basta chiederli se non sono allegati e si vede esattamente perché è stata inserita una determinata cifra. In questo caso gli stipendi sono allegati. Sì, prima di tutto sappiamo stipendi,
È stata fatta una scelta dal legislatore indicando l'armonizzato, e quindi mettendo l'armonizzato è stata fatta un sacrificio da questo punto di vista. Ripeto, tutte le cifre che vengono indicate nel bilancio di previsione, i dettagli sono disponibili. Se non sono obbligatoriamente allegati al bilancio di previsione, sono disponibili presso l'ufficio ragioneria e presso l'ufficio segreteria. Se ci sono dei dubbi, inutile litigare con l'assessore al bilancio, il sindaco che non c'entra niente, e chiedere al revisore dei conti. Il revisore dei conti vi darà una spiegazione speculare, perfetta, cristallina di tutto ciò che viene indicato nel bilancio di previsione. L'assessore al bilancio vi darà una spiegazione di carattere politico, così pure il sindaco, il responsabile dell'ufficio ragioneria vi darà una spiegazione di carattere contabile. Chi taglia la testa al toro, passatemi il termine, sarà il revisore o il presidente del collegio dei revisori dei conti. Solo lui vi dirà sì, no. Se dirà sì, no, sono cavoli suoi, passatemi i termini, ma ciò che dice lui, tutti gli altri si devono adeguare, perché è lui che ha la responsabilità legale. Lo dà il consigliere. Se scrivete una letterina al revisore dei conti, in genere questo vi risponde, perché se un cittadino non è felice della sua risposta, nulla vieta al cittadino, come ho ripetuto una volta precedente, magari mandare una letterina al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e ragionieri contabili dicendo: guarda, caro presidente, io ho scritto al tuo associato questa letterina, lui dopo 4 mesi non mi ha ancora risposto, o mi ha risposto così e io non sono felice della risposta, perché è troppo complicata, perché non è stato chiaro, perché non ha risposto, perché mi ha risposto in maniera scortese, per questo, per favore, interpella il tuo iscritto. Se arriva una letterina del genere, prima arriva immediatamente la telefonata, dopodiché sono sicuro che il soggetto risponderà con dovizia di particolari. Anche perché viene nominato dal collegio del revisore dei conti, quindi se uno non fa bene il proprio lavoro, il presidente ha capacità disciplinare. Quindi può dirgli: tu adesso vieni qua che ti commino questa pena perché non hai fatto bene il tuo lavoro, o ci sono state delle rimostranze, o fallo meglio. Andiamo avanti perché abbiamo. Quando la legge c'è, basta applicarla. La polizia locale amministrativa l'abbiamo vista, basta applicare le leggi. Non sistema integrato di sicurezza urbana, qua vedo tutto quanto bianco, tutto quanto senza importi. Andiamo avanti. Istruzione prescolastica. Eccola qua, quello che interessa in genere le mamme, più le mamme che i papà, ma comunque interessa. Che cosa abbiamo di spese correnti? Abbiamo 112.000 euro, 110.950, 110.950. In conto capitale non abbiamo niente. Altri ordini di istruzione, qua vedete che invece le cifre cominciano a essere interessanti. 182, 500, 181 e 181. Qua si potrebbe discutere: ma perché non le aumentate? Ma perché non le diminuite? Questi sono ragionamenti che si fanno in sede di consiglio comunale e prima ancora di giunta. Edilizia scolastica, solo per le regioni, quindi la saltiamo, non c'entra con noi. Servizi ausiliari all'istruzione, spese correnti 735-725, vedete che sono cifre piuttosto interessanti. Questo è l'asilo nido, e so proprio di sì. No, eccolo. Poi c'è il diritto allo studio. Ecco, il diritto allo studio, per esempio, qua sono state messe 27.000 euro, 27.500. Qua, per esempio, per il diritto allo studio si potrebbe decidere in sede di giunta
e poi in sede di approvazione del Consiglio Comunale, per esempio, so che alcuni comuni lo fanno, di decidere delle borse di studio per i ragazzi meritevoli o per gli studenti universitari che hanno una media superiore al 27, che sono impegnati con gli studi universitari, oppure per premi di laurea. Uno che si laurea con 110 lode, magari una materia tecnica più che una materia di carattere umanistica, si dà per esempio un premio di laurea di 2.000, 3.000, 5.000, dipende. Oppure si pagano le iscrizioni all'università per gli studenti che hanno una media superiore al 27, 28, 30. Qua si decide se ci sono, vanno inseriti qua. Andiamo avanti, vediamo dove ci sono cifre interessanti. No, avevo visto quella. Eccolo qua. Attività culturali e interventi diversi nel settore delle attività culturali, spese correnti. Vedete che sono 106, eccetera, eccetera. Qua si può discutere perché in genere qua c'è la festa pause paesana, ci sono tutte le attività teatrali, eccetera, eccetera. Perché vi cito questo? Attenzione, perché questi 100.600 euro, 100.600. Queste qua in genere non sono tutte a carico del comune. Qua sono attività, vediamo solo la parte spesa, ma sono attività che in genere vengono finanziate almeno in parte dagli sponsor. Attenzione con gli sponsor, perché le attività di sponsorizzazione hanno un trattamento fiscale particolare. Quindi quando la giunta chiede la sponsorizzazione da parte di qualche attività economica, imprenditoriale, che sia ben chiaro l'utilizzo sia da parte del comune, non solo, ma anche l'impostazione contabile di carattere fiscale da parte dello sponsor. Perché ci può essere un accertamento da parte della Guardia di Finanza e una contestazione nella parte dello sponsorizzatore. Quindi per evitare dubbi, per evitare problemi sia da una parte che dall'altra, ma più problemi da parte dello sponsorizzatore, che sia messo nero su bianco qual è l'origine dell'entrata, qual è l'origine dell'uscita, quindi attività di sponsorizzazione per il teatro dei piccoli, per esempio, e soprattutto che venga indicato chiaramente l'imputazione contabile e fiscale da parte dello sponsorizzatore, in modo tale che quando arriva, se arriva un accertamento della Guardia di Finanza, non ci siano contestazioni, perché questa sponsorizzazione, per esempio, l'hai inserita in contabilità e quindi l'hai dedotta dal reddito, ed invece era un'attività di sponsorizzazione che non andava dedotta dal reddito, che sia chiaro. No, ma quanto mi dai? Ma guarda, ti faccio l'assegno, poi mi arrangio io, no? Non dovrebbe funzionare così. È successo un caso di discussione in comune della provincia. Si dice peccato, ma non si dice mai peccatore, di cifre abbastanza considerevoli, fra l'altro. Andiamo avanti, vediamo questo qua, nel settore culturale l'abbiamo già visto, questo qua sotto. Politiche giovanili, sport e tempo libero. Ecco, in questo capitolo vanno inseriti i servizi pubblici a domanda individuale, di cui vi ho detto prima. La discussione è prevista la copertura minima del 36%, qua viene indicata la spesa in conto corrente. Indicando la spesa in conto corrente qua è subito di rimando obbligatorio essersi letta la delibera di approvazione dei servizi pubblici a domanda individuale.
perché discutere questo senza capire quant'è stata l'imputazione e senza capire quant'è la percentuale di introito di questo servizio sarebbe completamente illogico ed inutile. Prima si va a leggere la delibera, i servizi pubblici di domanda individuale, discussa questa, si può discutere qua, ma allora riduciamo, ma incrementiamo, perché da là avete approvato una copertura minima, una copertura del 90%, per esempio, per me è troppo alta, riduciamola ed imputiamola al bilancio, quindi imputiamola alla collettività. Avete previsto una copertura del 10%, no, è troppo bassa, alziamola, perché non ritengo giusto che la collettività vada a coprire la differenza nella parte di spesa. Giovani, vedo che qua è giovane, politica regionale per i giovani non se ne parla nemmeno. Qua per l'urbanistica e il territorio abbiamo spese correnti di 30.000 euro, evidentemente hanno poche attività sull'urbanistica e assetto del territorio, edilizia residenziale pubblica spesa corrente 12.000 euro, 14.500 in conto capitale, sono poche attività di manutenzione. Andiamo avanti, qua è tutto a zero. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, invece qua la cifra diventa essere interessante, 153.000 e la mantiene anche per gli altri due anni successivi. I rifiuti, qua vedete che abbiamo 1.756.000 euro che viene mantenuto per tutti e tre gli anni. La gestione dei rifiuti è particolarmente interessante perché questa deve obbligatoriamente pareggiare con l'entrata. La gestione dei rifiuti, vedete che è interessante sia da un punto di vista economico che da un punto di vista finanziario, perché la cifra impegnata è particolarmente interessante. La gestione dei rifiuti è bene farla in maniera consorziata, è bene averla con un'azienda in house, quindi presente sul territorio. Queste sono tutte domande che deve rispondere il Consiglio Comunale, prima ancora la Giunta Comunale. La mia esperienza personale della gestione rifiuti, almeno da un punto di vista contabile, vista in maniera consorziata, dal mio punto di vista personale, dico il peccato ma è peccatore, mi ha lasciato perplesso, perché ho avuto occasione di vedere il bilancio di una società che in consorzio fa questa attività di raccolta e smaltimento rifiuti, e per alcune voci ho avuto l'impressione, sottolineo l'impressione, che fossero state indicate voci che non avevano niente a che vedere con la gestione dei rifiuti. Interrogato, il responsabile ha detto sì, va bene, però sapete, ho imputato questa cifra al tal comune e l'ho tolta a quell'altro comune. Non mi pare che sia una gestione corretta. Ho avuto questa impressione, quindi nella gestione dei rifiuti si è in sede di... È possibile che il comune se stesso di proprio? È possibile, però bisogna avere come sempre un nucleo minimo di economicità. Se un comune, per esempio il comune di Milano, non ha nessun problema a gestirsi in proprio la gestione dei rifiuti. Allora, le discariche le abbiamo personale, consumare questo, dati i costi medi che ci sono, si potrebbe pensare, visto che siamo avanti, sappiamo che potremmo andare in precedenza, visto che comunque paghiamo anche le norme delle aziende che operano,
il comune potrebbe avere un po' complicata perché non la faccia. Sì, sì, certamente sì. C'è una qualche legge invece che sta portando verso un'altra persona. Sì, 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 perché? Comunque può rifiutarsi o un'amministrazione che dà subito diretto a se riesce a giustificarlo da un punto di vista economico, sì, però la gestione, la previsione complessiva è una gestione di consorzio, consorziata della gestione dei rifiuti, anche perché abbiamo il problema delle discariche e degli inceneritori, quindi non sempre è possibile smaltirli in maniera corretta, e per smaltirli in maniera corretta occorrono le discariche o gli inceneritori, e queste vanno viste a livello macro regionale, quindi una gestione complessiva dei rifiuti. Attenzione a una cosa, io ho visto per ragioni di lavoro una gestione improprio tempo fa, anni fa, di un comune qua della provincia della gestione dei rifiuti. La spesa preponderante, il 40% circa, non era tanto l'allontanamento e la gestione della discarica, ma era la manutenzione dei mezzi che raccoglievano i rifiuti. Quindi bisogna fare attenzione nelle gestioni in proprio, perché le gestioni in proprio possono avere al loro interno delle spese che nel bilancio di previsione non si vedono, ma andando a vedere nel dettaglio le fatture della manutenzione, tanto per intendici dei camion che la raccoglievano, i rifiuti erano spropositate per il servizio che davano. Mezzi vecchi, il comune era costretto a ripararli perché altrimenti non avrebbe provveduto alla raccolta dei rifiuti, non aveva capacità di indebitamento, quindi non poteva fare mutuo per l'acquisto di nuovi mezzi più efficaci. Attenzione alla gestione in proprio dei servizi, facciamocela da soli, no, dobbiamo fare un piano finanziario, capire se abbiamo un nucleo minimo che ci dia economicità per fare quel tipo di servizio. Non solo questo, per esempio il mantenimento delle aree verdi, ma perché farlo in consorzio, perché non darlo al volontariato, lo facciamo dagli alpini per esempio, paghiamo il carburante per i mezzi, facciamo un'assicurazione collettiva, lo facciamo fare ai terzi. Bisogna discutere, bisogna vedere, bisogna entrare nel dettaglio, la bilancia di previsione questo non ce lo dice purtroppo. Andiamo avanti altri 5 minuti e dopo riprendiamo la prossima volta. Servizio idrico integrato, anche questo, il civico acquedotto, vedete che ha 42.000 euro, 44 e 42.000. È utile avere questo oppure il metano, dipende, anche lì bisogna fare sedersi a tavolino ed andare a vedere i costi di gestione effettivi. Viabilità e infrastrutture stradali, 507.000 euro, 549, vedete di cui già impegnati 19.341, andiamo avanti, un altro po', sistema di protezione civile, se c'è, danno 18.000 euro costantemente tutti e tre gli anni. Il sistema di protezione civile è interessante, sì, è interessante, però dobbiamo fare attenzione e andare a vedere se c'è un piano di protezione civile, perché non tutti i comuni hanno il piano di protezione civile, però contribuiscono per esempio alla protezione civile intercomunale. E non c'è un piano di protezione civile, quindi perché dare delle cifre quando non abbiamo un piano? Prima andiamo a leggerci il piano, studiamocelo con attenzione, vediamo chi sono i referenti, chi fa che cosa in condizioni di emergenza, perché per esempio può essere attribuito a Pernechele l'attività di coordinamento delle telecomunicazioni. Pernechele di telecomunicazioni non ne sa niente, se succede l'emergenza
emergenza, quel piano non funzionerà mai, per il semplice motivo che non sono in comunicazione i vari enti. Quindi leggiamocelo bene, vediamo chi fa che cosa e vediamo quanto costa. Può essere utile la protezione civile? Certamente sì, può capitare, quindi dobbiamo essere sicuri che quanto descritto nel piano poi effettivamente in caso di emergenza funzioni. Ci sono piani di protezione civile ben fatti, altri invece fatti in qualche maniera. Mi dilungo un istante perché le varie regioni italiane danno dei finanziamenti consistenti per la progettazione dei piani di protezione civile, perché lo vedete che purtroppo ogni tanto qualche cosa succede. Quindi vediamo bene i piani e cerchiamo di spendere bene i soldi che ci vengono dati. Interventi per l'infanzia e l'asilo nido, eccolo qua, 360.000 euro. Era questo, non quello prima, quella era la scuola materna probabilmente. Interventi per la disabilità, questi ovviamente sono necessari e vedete che sono piuttosto consistenti. Troppo poco, vediamo di fare qualcosa di diverso, è possibile farlo. Interventi per gli anziani, l'abbiamo visto prima nel documento unico di programmazione che abbiamo visto nel primo incontro, dove avevamo una forte percentuale di anziani rispetto alla popolazione giovane. Quindi questa è una delle spese correnti che saranno destinate ad essere in aumento, non in riduzione. Questo in termini generali in tutta Italia. Vedete che fra l'altro prevede anche delle spese in conto capitali piuttosto interessanti. Anche per questo gli interventi per i soggetti a rischio ed esclusione sociale. Ci sono vari report sia dal Ministero dell'Interno sia da parte delle varie amministrazioni regionali. Il disagio sociale, che se ne dica, non è in costante diminuzione, è in costante aumento. Quindi questi fondi, questi 7.000 euro, sono calibrati, non sono calibrati più o meno, questa è una discussione che deve essere fatta sia a livello di giunta che a livello di consiglio comunale, ma soprattutto in questi casi sarebbe bene sentire, audire in consiglio comunale i responsabili dei servizi sociali, perché questi potrebbero essere completamente non adatti per il tipo di attività sociale che si sta svolgendo nel comune e su 7.000 euro. Noi siamo dei lettori, ho detto sarebbe bene audire i responsabili dei servizi sociali, perché possono essere pochi, possono essere troppo pochi e soprattutto in previsione, perché se abbiamo detto prima che il disagio sociale, non lo dico io, lo dicono vari report sia a livello nazionale che a regione, che il disagio sociale è in aumento, quindi agire preventivamente con bilancio di previsione ben fatto, ben calibrato, ben strutturato sul disagio sociale significa avere meno problemi in futuro. Quindi vedete che l'ambito sociale, vediamolo sotto, gli interventi per la famiglia, 464.000 euro, quanto detto prima a maggior ragione si va a ribaltare qua. Interventi per le famiglie sono indispensabili, perché vediamo che grazie alla crisi economica, di cui mi piacerebbe stare qua a parlare per una settimana per vedere chi, come e perché siamo in crisi economica, lasciamo perdere se no non mi fermo più. Se grazie alla crisi economica sono in crisi le famiglie, se in crisi la famiglia è in crisi il comune, in crisi la provincia, la regione e lo Stato. Quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi vedete che qua la discussione nel bilancio della previsione del comune solo per le famiglie sarebbe star lì. Interventi per il diritto alla casa, beh, è chiaro,
siamo in crisi, le famiglie non riescono più a pagare l'affitto, tanto per fare un esempio, è evidente che l'assessore al bilancio e il responsabile dei servizi sociali avranno tutti i giorni persone, dico, ma mio marito era l'unico sostegno della famiglia, ha perso purtroppo il lavoro, è ultra cinquantenne, speriamo che riesca a trovare lavoro, ma finché non riesce a trovare lavoro, come pago l'affitto? Come pago l'acqua, luce e gas? Abbiamo il mutuo da pagare, non ce la facciamo. Caro comune, aiutaci. Può esimersi il comune di aiutare una famiglia in queste condizioni? Una famiglia nuova arrivata, di immigrati, arrivano dal Gabon, dal Burkina Faso, brave persone con quattro figli o otto figli. Abbiamo bisogno di un aiuto immediato. No, non vogliamo gli stranieri nel nostro comune. Tutte discussioni che si possono fare. Non li aiutiamo nell'immediato, diciamo no, andate ad abitare sotto un ombrello. È possibile farlo? Sono tutte discussioni bellissime da fare che se frequenterete il Consiglio Comunale vedrete che vengono fatte. Riduciamo l'immigrazione, non vogliamo immigrati nel nostro comune. Bene, basta dirlo, basta agire di conseguenza. Programmazione e governo dei servizi sociosanitari e sociali. Vedete anche qua, questi sono gli anziani per esempio. Cooperazione e associazionismo. Anche questo qua, vedete che mettono una piccola cifra, ma lo mettono. Poi abbiamo il servizio necroscopico e cimiteriale, 40.000 euro per le spese correnti e ben 200.000 euro per le spese in conto capitale. Che cosa sono queste spese in conto capitale? È facile capirlo, sarà il rinnovamento di tombe e loculi o allargamento del cimitero comunale. Ma noi facciamo la cremazione, possiamo imporla per ordinanza sindacale la cremazione? No. Tutti argomenti, ma dobbiamo fare una educazione civica per la cremazione perché così abbiamo meno problemi con l'allargamento del cimitero, possiamo utilizzare più risorse per chi è ancora in vita e per chi non è passato miglior vita. Tutte discussioni che si possono fare tranquillamente. Volevo andare un pochettino più in là, ma fermiamoci qua anche perché vedo per la salute. Fermiamoci qua, riprendiamo la prossima volta. Se ci sono domande, su, almeno una domandina la dobbiamo fare sul bilancio di previsione, almeno per quello che abbiamo visto adesso. Una che vi viene in mente. Perché non c'è che prima faccio per certi e dopo lo metto in previsione di bilancio esterno? Ottimo. Perché in parte magari non so se per me lo pagherà o non pagherà, questo è un elemento che ci fa piacere, ma se ho una qualche certezza che anche non si vede, alcune entrate non ci saranno, quindi lo metto in bilancio. Perfetto. Qual è, ribaltiamo il ragionamento è molto semplice, dato che le spese che vedo qua sono sicure, perché devo pur far fronte, dall'altra parte ho delle entrate che sono certe, come faccio a capire se sono certe? Anche perché ci sono scansioni temporali completamente diverse. L'ICI, l'IMU, scusate, l'avrò a giugno e a dicembre, ma la seconda rata di dicembre è troppo tardi perché io nel frattempo avrò speso la gran parte delle cifre previste nella parte uscita. Quindi come faccio ad essere sicuro che prima incasso e bene e poi spendo sperando di spendere bene. Qual è la tentazione che si aveva negli esercizi, negli anni precedenti, adesso un po' meno perché è stata ridotta, perché abbiamo
il bilancio armonizzato. Qual era la grossa tentazione delle amministrazioni prima dell'entrata in vigore del bilancio armonizzato? Era quella di sovrastimare le entrate e di sottostimare le uscite. Questo giochetto, di cui adesso abbiamo visto chiaramente che è responsabile del servizio finanziario, deve assicurare che quanto è previsto in entrata e quanto è previsto in uscita abbia il principio dell'attendibilità. Che cosa si può fare? Beh, dipende dal compilatore del bilancio a questo punto, perché deve non solo il bilancio rispondere al principio di veridicità, quello che scrivo è vero, ma è anche della accertabilità e della sostenibilità di quello che si mette in bilancio. Un buon bilancio di previsione, lo abbiamo capito da tutto quanto abbiamo detto prima, ci garantisce non solo il mantenimento degli equilibri di bilancio, ma ci garantisce anche contro la possibilità di avere un disavanzo di amministrazione. Quindi il bilancio di previsione è sostanziale e fondamentale per una corretta gestione economica e finanziaria. Un buon bilancio di previsione fatto in tempi decenti, con buone previsioni sia nella parte entrata sia nella parte spesa, ci garantisce una corretta gestione e l'impossibilità di avere un disavanzo di amministrazione. Ecco perché saper leggere, saper commentare e saper criticare un bilancio di previsione è cosa fondamentale. Se voi siete qua è proprio perché immagino vogliate rispondere a questa domanda: ma posso io capire come viene gestito tutta l'ammontare delle entrate che riceve il comune e come spende e se spende bene il bilancio di previsione? È una lettura anche così, non politica, non da gestione, non da giunta municipale, ci aiuta a fare questo. Quando arriveremo in fondo al conto consuntivo e al patto di stabilità avremo il quadro completo. Per il momento fermiamoci qua, perché vedete che gli elementi sono ancora parziali, non abbiamo ancora una visione complessiva, però dai pochi elementi che abbiamo già siamo in grado di farci delle domande e di pretendere dall'amministrazione determinate risposte. Basta chiedere, l'amministrazione risponde. Se non risponde l'amministrazione, ripeto, risponde sempre il revisore o il presidente del collegio dei revisori di conti. Ci vediamo domani. Domani andiamo avanti, finiamo la lettura del bilancio di previsione, vediamo i quadri riepilogativi e, se ce la facciamo, incominciamo con le variazioni al bilancio di previsione, perché non dimentichiamoci che è un bilancio preventivo. Non sappiamo che cosa succederà al 15 di agosto, quando saremo tutti in ferie. Non sappiamo se le precipitazioni meteorologiche di dicembre per la neve saranno come abbiamo previsto. Non nevica, oppure viene la classica nevicata della notte di Natale che viene un metro e mezzo di neve. Come facciamo? Dobbiamo pur variarlo il bilancio di previsione. Vedremo come e vedremo con quali principi. Ci vediamo domani.